La notizia della morte improvvisa di Davide Astori ha lasciato senza fiato i patiti del calcio e non solo. Il difensore e capitano della Fiorentina si trovava in ritiro all'hotel La Dimorette di Viale Tricesimo, nella periferia nord di Udine, quando, secondo le prime informazioni, ha avuto un arresto cardiocircolatorio durante il sonno. In queste ore sui social si stanno avvicendando i messaggi di cordoglio dei protagonisti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo, sconvolti nell'apprendere della scomparsa del giocatore 31enne che lascia la compagna Francesca Fioretti, ex concorrente del Grande Fratello di Pechino Express, e una figlia, Vittoria, di appena 2 anni. La serie si ferma, rinviate le partite domenicali della 27esima giornata, scioccato, incredulo e senza parole per questa tragedia. Sono vicino alla famiglia e agli amici di Davide Astori, è stato il post di Francesco Totti. Passiamo la vita a correre e competere, ognuno alla ricerca del suo gol personale. Poi qualcuno stacca la foglia dall'albero. Una preghiera per Davide Astori, ha scritto il cantante Enrico Ruggeri. Un abbraccio alla famiglia, ha twittato Luca Bizzarri annunciando la cancellazione del programma domenicale, quelli che il calcio, successivo alla decisione di rinviare per lutto la 27esima giornata di calcio. E poi, ancora Simona Ventura, Cristian Vieri, Roberto Mancini, mittenti di preghiere virtuali per un grande professionista amato da tutti.